negli episodi precedenti di Robo Bastardo. 17 re chiusi in un quadro. Poi chiaramente l'ultima limitazione è la voce, che sarà la mia. Non è che, ma limitazione, Pelù, cioè, sì, se, ma canto, secondo me, naturalmente con la mia, sì, voce. Ma cantala a tanto Robert. Già mi dicono che copio Pelù, quindi va bene. Okay. Dai, diciamo che sui suoni di tastiera ci siamo, è abbastanza verosimile. Dobbiamo cercare di copiarlo il più possibile, perché una volta trovati i suoni, poi il resto è composizione. Boh, vabbè, dai, le tastiere ci sono. Poi, vabbè, basta fare il basso. Metti lì mezz'oretta. Poi fai le chitarre. Leo, ci vuole un quarto d'ora per fare le chitarre. Poi fai la batteria, anche Ringo, batterista basico. La fai con digitale, tutta uguale, così. Poi, una volta che c'hai i suoni, basta che componi una canzone all'altezza di 17 re. Che ci vuole? Chi me l'ha fatto fare? Capitolo 8. Composizione e produzione. Dio, intrigo. C'è un mistero sui cavi, tu le poni dritti e quando le vai a riprendere non so, si sa come mai sono tutti intricati, Dio. C'è niente. Io decido a fare i video al buio. Prossimo step del canale, apri tutto, smarmella tutto, anche se sono corti, rompono sempre i coglioni. Ma insomma, com'è questa 17 re? Noi abbiamo la gran fortuna di conoscere la linea vocale e anche la melodia, perché abbiamo l'intervista di Piero e di Ghigo, sono stati loro proprio a svelarcela. Chiaramente è un po' buttata via, l'hanno secondo me accennata giusto così, però possiamo cercare di intuire, unendo anche altri aspetti, tutte le cose che abbiamo visto nel video precedente e altre cose che vedremo, e potremo ricostruire un po' questo brano, ci andremo abbastanza vicino secondo me. Allora, com'è questa melodia? Questa melodia... Dove la luce tenera i mostri? Dove la luce? Non capisco sta parte qua. No, cioè, com'è? Vedi che sta parlando. Dove la luce? Genera i mostri? Dove la luce? È parlatissimo, cioè non è neanche... 17 re chiusi in un quadro. Questa prima parte si può anche un po' variare così, però... 17 re. Che forse per me è bassa. Io non ho una voce presente, baritonale come Piero. Chiusi in un quadro. 17 re chiusi in un quadro. Dove la luce genera mostri. È un parlato. Sarà stata un po' interpretata. 17 re chiusi in un quadro. No, 17 re chiusi in un quadro. Chiusi in un quadro. Così, no? Sì, mi continua a sostenere che sembra più parlata. Anche quello che fa Ghigo è abbastanza interessante, perché cercate di isolare e ascoltare, ignorare Piero e ascoltare quello che fa Ghigo. Venera i mostri. 17 re chiusi in un quadro dove la luce. Ci sarà stato un synth, qualcosa. Una roba molto di atmosfera. Possiamo anche andare a prendere la tastiera di Ajazzi, quella che noi sappiamo usava, quelle che usava negli anni 80, e andare a cercare probabilmente uno dei suoni che era presente nella tastiera. Tra l'altro mi sembra un po' scollegato.
sarà uno degli altri motivi per cui poi i Litfiba hanno deciso di scartare questo brano, perché magari non la linea vocale appunto trovata da Piero, perché credo che comunque la divisione dei compiti negli anni 80 fosse quella, anche se la bellezza di quei brani e 17 Re ne è il culmine, aia, era proprio questa collaborazione totale, tutti mettevano idee, tutti spunti, erano tutti particolarmente ispirati, avevano anche un bagaglio di canzoni, di esperienza, comunque erano 6-7 anni che Litfiba suonavano, erano molto ben rodati e le congiunzioni astrali si sono unite in maniera perfetta per dare alla luce uno dei più bei dischi italiani di tutti i tempi, secondo me. Poi io sono di parte, da fan, dico il più bel disco italiano di tutti i tempi. Lasciamo da parte un attimo la melodia che ci ha svelato Ghigo in questa intervista. Concentriamoci sulla linea vocale, che è puramente una mia interpretazione, è un'illazione, magari qui uscirò dai binari. Io non credo che la melodia fosse esattamente così, proprio perché mi sembra che Piero sia, non dico svogliato, ma probabilmente, come ho già detto in questa intervista, gli hanno rotto i coglioni, e non solo il giornalista, ma comunque i fan, da quando hanno cominciato a sapere che esisteva questa canzone da qualche parte, hanno veramente fracassato i coglioni a Litfiba per farla sentire. Ancora oggi noi non la conosciamo, e questo è anche, lasciatemelo dire, un motivo per cui io non ho coinvolto attivamente Litfiba, perché Litfiba sanno questa canzone come fa. Vi dico questo perché, seguendo un po' tutta la discussione che è venuta a crearsi, molti mi hanno detto ma perché non hai coinvolto Litfiba, perché non gli hai scritto, guarda che Ghigo ti risponde, Maroccolo è disponibile, Iazi, tutti, forse Piero un po' meno avvicinabile, ma anche lui penso che avrebbe potuto rilasciare una dichiarazione, ma sarebbe venuto meno un po' tutto la filosofia che c'è dietro a questo aspetto, perché a me sinceramente non andava di unirmi alla schiera di persone che rompono le palle a Litfiba per questa storia. Il brano fino adesso non è mai stato pubblicato, ci avranno i loro motivi. Siccome le cose sono state dette, e questi video se ne sono state una dimostrazione, ne sono state tantissime, ci sono dichiarazioni, interviste, sappiamo la linea vocale. Vi sembra poco, ragazzi? Cioè, forse qualcuno ha dato per scontato che questa fosse solamente un piccolo contentino, ma noi con questa, ovviamente ammettendo che non fossero completamente impazziti, ci stessero trollando totalmente, e non è così. Però sono Piero e sono Ghigo, che in un'intervista ufficialmente hanno detto che il brano fa così. Sappiamo la melodia di sottofondo, probabilmente delle tastiere, sappiamo la linea, l'aria della voce di questo piccolo pezzo di testo. Aia di nuovo! E quindi questo è qualcosa di importante, ragazzi. Cioè, noi sappiamo un pochettino come fa. Però, proprio per il fatto che, e qui ci metto del mio, è una mia interpretazione, mi sembra che sia buttata via. Quindi, secondo me, la linea vocale, abbiamo un po' di spazio di manovra. Questa convinzione l'ho maturata mettendo insieme i pezzi, cioè immaginando questo brano simile a Peste, soprattutto in questa parte, perché questo è l'inizio. È una canzone lenta, con atmosfere, sì, si può abbinare un recitato, però credo che il brano fosse diverso, quindi si può trovare una melodia che ricalchi questo mood, ma che sia un po' variata e sia più canzone più che parlata. Dove la luce genera mostri, dove la luce genera mostri, dove la luce... Piero avrebbe fatto più... Dove la luce genera mostri. Questo forse un pelo un po' più tardo. Un pelo più tardo avrebbe fatto... 17 re chiusi in un quadro. Ma poi quando ha quegli scatti, anche negli anni 80, possiamo pensarci una cosa del genere, cioè quegli scatti con degli urli... Tipo, che poi negli anni 80 c'era questa strozzatura delle voci, no? Tipo 17 re. Non so perché, è una cosa molto fa molto new wave. Poi vabbè, ci potrebbe essere il delirio. Alziamo nella terza strofa.
17 re chiusi in un quadro dove la luce genera mostri. Un po' tipo oro nero. Dove la luce genera mostri, per l'oro nero, l'oro nero. Oh. Cazzo. Cioè, vi rendete conto lo stress che questa cosa mi procura per cercare di fare una cosa anche solo alla lontana, leggermente degna di quelli FIBA? Cioè, mi vengono, si vede, i brufoli adolescenziali. Allora, risentiamo un attimo perché, cazzo succede qua? Oh, la passo, non lo aggiorno, non li voglio, lo spazio extra, non mi serve. 17, Romeo mio, ame mio 17 re. Che si potrebbe fare una pista teatrale di 17 re? Bella idea, uno spettacolo teatrale, ce la posso fare, uno spettacolo teatrale su 17 re. Una storia che leghi tutto con degli attori che non so recitare e poi i musicisti cantano le canzoni. Figo. Ti stavo a guardare nel silenzio. Il senso dello spazio ci divide già. Dai, basta cazzate. Lo scettro è una spada che vuole sangue per conquistare la corona. Sì, è comunque porta al recitato, eh. La corona. La corona, un imbuto di colore, un solo colore. Ma poi qui alza, secondo me. 17 re fanno la guardia ad un sacro sepolcro ed un mito di cenere. Bisogna cercare di non essere cantautorali, bisogna cantare più dritti, secondo me, per essere più simili al pelù della trilogia del potere. Vabbè, facciamo rec e che Dio ce la mandi buona. Eccolo! Oh, manchi, ce l'abbiamo fatta stavolta. Forse. Aspetta, perché non ti sento. Non mi senti? Ma che tonalità è il brano, tra l'altro? Mi sento come provenire da una caverna sott'acqua. Il tre chiudi in un quadro. Dove sei, Pietro? Non ho più Pietro. Plettro. Mio rivengino, avete bisogno di un brano prodotto dai Angrippa, polistrumentista, bassista, chitarrista, tastierista, mixerista. Lo sai che sì, lo faceva, però questi ostinati, però faceva anche, c'era un disegno. Sì, no, adesso è solo per trovare il sound, devo trovarlo un po' ancora leggermente più medioso. Sai che forse deve essere un po' più cordoso, cioè è un po' tondo così. Dovrà essere un po' più. O magari è suonare più sui note un po' più alte che basse, giusto? Perché sono troppo cupe. Ecco, un pochino più. Forse c'è un coro, c'è sopra. No? No, non c'è nessun riverbero o niente. Come farci demonetizzare il video da YouTube? Smettimi a trovare un basso così. Senti che è su più sulle note alte. No, è semplicemente equalizzato. Ma lui faceva dei disegni proprio, non era. Non, per quello ti dicevo che non è tanto sugli ostinati, no? Sì, fa le ottave. Fa così. Sì. Questo troppo è 125. Qui
quindi mettiamo un compressore perché sennò non riesco. Esplode le casse. Sì, magari più che su, tu vedo che vai su, cosa sono, l'ottava, cioè proprio... Quinta ottava. Invece proprio cercare quando, sulla chiusura di un disegno, fare proprio qualche, come fosse un solo, delle note, come con le dita, okay. Con le armonico. È perché ho visto che usava le... Sì, ogni tanto sì, però secondo me facendo, ti studia un disegno che è più o meno così, abbastanza allora, ossessivo. Sì. Esatto. Secondo me così ce l'ha. Questo suono qui. È paradossale perché il trio sono bassocentrici degli anni 80, eppure lui taglia i bassi, cioè più sui. Non so come dire. Sì. È alto come. No, come... ti faccio vedere dove siamo. Siamo qui, Siamo come lui. Se io aumento i bassi, vedi che vado a coprire la cassa. Vedi esatto, come si... sì. Però è un mistero per me. Che sono una capra in queste cose, perché poi oltretutto la bassa dice vabbè, hanno fatto questa scelta perché hanno una batteria, no, la batteria no, è ugualmente sulle, no, sulle frequenze alte, non è vero, però cos'è che riempie le tastiere, esatto, però tipo vedi che lui c'ha, ma questo non è lui, questo sei tu, no, però per dirti, vedi che il suono più o meno è quello, sì. Esatto, lo sai perché? È vero che uno dei riferimenti è proprio Peste, ma io farei il basso così. La prima cosa che ti viene in mente e che ti riporta più lettiva è questo basso così. Quindi sì. Non è che dobbiamo fare uguale, cioè non è che Peste la canzone, 17 non è Peste, sarà un'altra cosa. Peste l'hanno composta tu. Sì. Ecco, di Peste imiterei i synth e userei un basso suonato più dolce, non con il plettro. No. Boom, quando abbiamo il sound è posto. Va bene. Possiamo mi sembra che... L'espressione di Piero è d'accordo. Mm-hmm. La batteria di Ringo faceva molto, io non so, io sono ignorantone, mm-hmm. Non so i termini tecnici, ma faceva molti fili, un po' di ripetere il battere, tanto. Sì, allora, il modo di suonare suo è... Ma chiaramente figlio del sound anni 80, è normale che... Sì, allora, cioè questo era il tempo che si usava negli anni 80. Cioè, si usavano le due mani sul Charleston e questo... E il modo di suonare deriva da quell'anno, cioè nel senso... Sì, sì, poi... Questa è guerra, ripeto, ti ho messo riferimento, tu hai detto sì, che io l'hai ascoltato. Sì, ascolta io... 17-13, è molto vario, cioè... Mi godo il live. Bisogna vedere il minutaggio a cui arriviamo. Però la farei abbastanza più, cioè almeno il doppio di così, cioè poi dopo. Cioè deve entrare un po' in un mood, deve essere un intro, quindi non deve essere troppo corto. Strano. No, dove sei finito, Diane? Dove eri finito? No, mi sono perso. Allora, proviamo a registrare una take. Buono. Fanno la guardia. Esatto. È quella, è lei, lì bisogna fare quella. Puoi tenerla sempre soft oppure fare tipo 17 re. Sì, si può, però bisogna capire che qui con questa cosa qua viene una cosa fighissima. Anni 90, secondo me. Poi dobbiamo attenderci agli anni 80, cioè.
fighissimo. Cioè, anche la batteria ho dovuto accordarla tutto in un certo modo, cioè non è proprio, sai, metti i microfoni. No, no, ma infatti, ma quello è il lavoro figo. Che dobbiamo... Quello alzato? E c'è una pausa. Ok, ma la chitarra funky. Proviamo un attimo a sentire tango. Non so se è applicabile, però dove lo sento nel tango? All'inizio, quello è tango. Però dopo, quello non è un tango. Questo è un tango. E ok. Come si usa questo mouse? Guarda, se vuoi andare indietro, se vuoi andare indietro, Robby. Hai ragione. Allora, noi passiamo da 4/4, no? Tipo. E facciamo. Sentire qua come fare sul finale. Capito perché volevo fare quella rullata? Lasciamo stare un attimino la parte batteristica, ma il tempo lo passi... praticamente loro cosa fanno? Passano da 4/4 a 6/8. Come facevamo nei Melusine? E come quando facevo io per dare un po' più di diversità nei Melusine, no? Che passavo da 4/4 a 6/8. Capito? Cioè, farei un carico. Invece di velocizzarla, facciamo come loro, come passavano da 4/4 a 6/8. Quindi adesso... la batteria è smontata, però facciamo qualcosa con la chitarra. Con la chitarra, certo. Intanto già con la chitarra diamo la ritmica. Finiamo in mi. Sì. Non è così. Più o meno così. Ah, quindi. Esatto. Registra questo, va? Perché okay. Io ti conosco. Quando abbiamo fatto il disco, bellissimo, poi sono cambiati 46 volte le cose. Eccolo qua. Allora, quindi. Ok. Sì. Però devo alzare il metronomo. Al di là che poi qui ci va quella chitarra così, ma ci va la chitarrina acida. Sì. One, two, three, four, bam, barabarabam. Ok. Devo trovare però un suono più secco, sai, Robby? Questa è mediosa. Troviamo un altro. Qui diventa Gigo anni 90 col wow. Poi che sta più da solo però. Perché questo giro qua si presta molto. A me fa ridere Cosimo che faceva. Quegli strumentali c'è una roba tipo. Sì. Perché è proprio una roba. Quindi secondo me questo giro qua lo mantiene scuro e lo movimenta però anche un po'. Perché deve rimanere. Secondo comunque, me sì. Non deve diventare allegro. Lo so che è un altro stile, però. Sì. Guarda, Deia, dobbiamo replicare questo secondo me. Come vai. Suono, dico, non sì. Come disegno. No, come capito. Disegno. Questo suono, questo acido qui. Io dico acido, ma non mi manca te, non sono un musicista. Sì, sono molto, proprio, è molto, cioè, tagliato. Se noi facciamo questo suono, abbiamo fatto un altro pezzetto di sound di Twimo col basso e col tastiere. Era live la dimensione, cioè tu andavi dal vivo. Sì, beh, certo. Dal vivo Litfiba, cioè era un basso. A parte le facevano lì, erano schizzati, erano il doppio di PM. sì, ma lì era. Lascia fare che poi nei dischi il disco si sente meno. Sì. Però la presenza di Maroccolo e poi di Ayazi con queste tastiere così non lasciava molto spazio a Gigo, che si ritagliava i suoi spazi con queste fanchettate, sì. Con queste robe un po' così punk, che poi alla fine rivanno anche sul punk, secondo me. Questa misura quanto vuoi che duri? Questo tuntutà, tuttutà, tuttutà. E magari quel ta 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 non sempre, perché sennò diventa pesante. Ok, allora facciamo una registrazione senza. Sì, secondo me... One, two, three, four. Ma
adesso raddoppia quei due. Solo con uno strumento un po' difficile. Ah, potrebbe entrare. Quindi, papà. Qua stacchi. Ba, 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 ba. Normale. E poi subito dopo quella con gli stacchi. Okay. Abbiamo già quattro misure. Ba, 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 ba. E quanto dura questo pezzetto, per curiosità? Sono... siamo... Allora, da 1,25 a 1,59. 30 secondi? Sì. Proviamo a vedere cosa succede andando avanti. Facciamo okay. Una cosa. Però io non so i passaggi adesso. Adesso da questo break si dovrebbe tornare a tutta quella struttura lì. Esatto, quindi... Quello che poi, vabbè, che anche lì va... Ba, ba, ba. Proviamo a incollarlo. Anche la batteria va allungata, non può ritornare senza ritmi. No, certo. Vedi che siamo anche in tonalità. Sì, ba, 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 ta, tum, tum, tum. E facciamo quella parte che doveva... cambiare tempo, qua lo facciamo proprio subito. Però non so se c'è subito il cantato, io lascerei un po'. Ancora. Sì, esatto, gli fai un giro. Perché la seconda parte che ho rielaborato il testo senza però inserire roba inedita. Chi ha coraggio di toccare questo materiale leggendario? Io no. Io ho scritto: 17 re fanno la guardia. Mm-hmm. La partiva 17 re chiusi in un quadro. Sì. L'ho rimodificato, ma sembra hanno un suo senso. Sì, la remixate. Fanno la guardia dove la luce genera cenere. Sì. Genera mostri. La spada è uno scettro. Prima diceva lo scettro è una spada. E la spada è uno scettro che vuole tutto per conquistare, invece del sangue. Il sepolcro è una corona di potere, un solo potere. E invece nel testo originale c'è la corona, un imbuto di colore, un solo colore. Di là dicevo, in un mito di cenere, e qui fa invece dico, e potere sarà chi non avrà, perché anche questo è test di Piero. E niente, poi questo qui lo faccio invece parlato, solo che con tutta questa struttura dovrei appunto, dovrei cantare subito. Subito. O allunghiamo una misura in modo che così, tanto abbiamo bisogno di minutaggio, cioè, se non ci arriviamo a 6 minuti. Taglia qui. Cosa taglio? Dove ero arrivato lì lo tagli e lo ricopi di nuovo tutto. Perché questa parte qua non canto subito, perché se non è cantare subito da quel break lì non viene bene. Ah, il ok. Problema tu... è che la voce non si sente, perché sai gli attacchi parlati quando c'è uno strumentale, come ti ricordi sul disco nostro. Sì. A un certo punto abbiamo tolto delle cose perché non si sentiva per l'attacco attacchi. Della parola. Sulla chitarra il tasto della proprio il tasto del manico della chitarra che va in sì, questo è quello. E tu che devi, ecco, esatto. Quindi ok, quindi questo però siamo fuori, cambiamo il tempo totale. Qui devo aumentare, cioè, ma rallenti ancora di più. No, 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 la metti a 4/4. Ah. La metti a 4/4 e poi dai 4/4 la velocizzi verso il finale. Sì, sì. Ba, 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 tum, 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 così lenta? Tum, tum, e poi tum, 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 e poi va a schifo. Riusciamo a fare il rientro? No, perché quello che devo far sentire è la cosa che fighissima è il rientro sul ritmo. Alla fine non è che diventerà una lettura, sì. Però alla fine stiamo componendo un brano, sì. Sì, rivernendo quei suoni, quelle cose. Esatto, sì, è un'interpretazione. Un'interpretazione. Però volevo che comunque le cose che a primo acchito li avevano colpiti come riferimenti, gli avevano ricordato quello, ce le voglio mettere, quindi un po', certo, di ricordare Peste, un po' di tango, sì, e un po' guerra. Quegli anni lì. Sì, ma sì. Dico, proprio queste canzoni, qualche elemento, sì. Noi abbiamo altri accordi e altri insieme. Sì, no, certo, certo, però dobbiamo stare su... di questi brani. Sì, una bella fusione. Poi buttati in centrifuga e...
Ma secondo me siamo a cavallo, Robby, dai. Capitolo 9, 17 re. Amici, ci siamo. Quella che state per ascoltare non è definibile come cover. Mi sono trovato costretto a coniare un neologismo. Questa, 17 re, è una ira. E parlando di film anni 80, direi che l'acronimo ira è più che azzeccato. Che cos'è una ira? È un'interpretazione ricostruttivo-archivistica. Ormai, arrivati in fondo a questi quattro video, saprete, e se non lo sapete, qui trovate la playlist, trovate i video, andatevela a vedere, perché sennò... Che cazzo! Chi ha visto i video saprà che abbiamo cercato di avvicinarci il più possibile a quella che realmente è 17 re. La famosa 17 re, o perlomeno una versione, perché abbiamo visto in questi video che probabilmente ne esistono varie versioni. Andate a vedere il primo video e poi tutti gli altri. Comunque noi abbiamo raccolto tantissime informazioni, interviste, dichiarazioni, addirittura Piero e Ghigo in un video vi mostro un pezzettino in cui loro accennano in un'intervista a questa canzone, quindi la melodia, la linea vocale. Poi c'è stato il racconto di Cosimo e Federico, che è il fulcro un po' di questo video. Non finirò mai di ringraziarli, perché senza di loro questa cosa non sarebbe stata possibile. E insomma, mettendo insieme un po' tutto, ci sono i video, andateveli a vedere, siamo giunti a questo risultato. Abbiamo sicuramente fatto del nostro meglio cercando di ricreare tutti i suoni, la chitarra di Ghigo tipica di quegli anni, il suono inconfondibile, plettrato, quasi funky, di Marok e tutte le altre informazioni. C'è la mia voce, non sono Pelù. Magari se voi siete degli smanettoni, oggi con l'intelligenza artificiale ci mettiamo sopra la voce Pelù. Se volete ditemelo nei commenti, se siete, vi mando la base strumentale e facciamo cantare Pelù questa canzone. Comunque, che dire... Ci siamo, lo ascoltiamo, ascoltiamolo. Ma dopo tutta questa avventura, dopo tutto questo circo che hai messo in piedi, non ce la fai neanche sentire? Certo che me la faccio sentire. Però ho pensato, visti gli sforzi sovraumani, profusi per la creazione di questi lunghissimi e complessissimi, datemi retta, complessissimi video, dopo la produzione in studio e registrazione del brano e del videoclip, state tranquilli, non sto per chiedervi soldi, niente. Ho pensato che il video della canzone dovesse essere a parte, cioè il brano meritasse comunque un suo spazio. Quindi trovate il videoclip del brano nelle schede, in descrizione, sul canale ovviamente, quindi andatevelo a vedere, fatemi sapere cosa ne pensate, non prima però di commentare questo video, di condividere questo video, perché questo video è molto importante, dobbiamo crescere, volete altri progetti di questo tipo? E quindi sapete cosa fare, restando umani, restiamo tutti umani, ma condividete, spammate, magari arriva pure a Elite FIBA, e chi lo sa, magari saranno loro a dirmi se ci sono andato vicino. Prima però che questa avventura termini, io devo fare i dovuti ringraziamenti, e quindi... Non posso ovviamente non partire col ringraziare, sì, è incredibile, con l'occasione vi mostro anche il libro, così almeno, non lo sapete questo libro cos'è? È un libro che... Non posso non ringraziare Cosimo e Federico, perché sono un pozzo inesauribile di informazioni, notizie, testimonianze. Tutto questo circo, tutta questa maradà non sarebbe stato possibile se loro non mi avessero raccontato questa incredibile storia che io adesso ho potuto portare a voi. Certo, io non ho sentito in prima battuta di 17 re, quindi probabilmente mi sono spostato. Ovviamente
l'ho già citato, ma non posso non ringraziare Dejan, perché io ho messo l'idea, ho messo l'energia, ho messo il progetto, ho messo tanto altro, ma io sono più che altro un cantante, ho dato delle idee, ho fatto qualcosina, ma il merito di questo brano, musicalmente parlando, e per la resa finale, per il mix, per il mastering, è di Dejan. Polistrumentista, ha suonato tutto, lui è un batterista puro, ma ha suonato il basso, ha suonato la chitarra, ha suonato le tastiere, ha mixato, ha registrato, ha fatto il mastering, si è prestato al videoclip. Insieme a Dejan abbiamo deciso di fare una cosa, abbiamo operato una scelta. Noi abbiamo cercato di essere filologicamente, cioè, tutti i nostri appunti, tutti i nostri discussioni, call. Ragazzi, questi video sono stati la cosa più complessa, costosa, articolata, anche in termini proprio di ore, di tempo, di studio, di ricerca. Però alla fine ci siamo detti, sì, noi abbiamo fatto una IRA, come dico, un'interpretazione ricostruttivo-archivistica. Quindi il nostro mood, il nostro filo conduttore è sempre stato quello della filologia, cioè noi dovevamo essere attinenti. Se una cosa ci piaceva ma non usciva fuori da tutte le cose che abbiamo raccolto, la scartavamo, tranne però una cosa. Abbiamo deciso di fare una canzone che fosse coerente, coesa, quindi i break strumentali ci sono, c'è un cambio, abbiamo cercato di fare questi cambi molto alla Litfiba con le fisarmoniche che ricordano tango, che ricordano altri brani di Litfiba, questo ritmo prog abbiamo seguito, però dovendo essere veramente fedeli a quello che sappiamo, avremmo dovuto fare un brano dissonante, un brano monco, un brano che non aveva questi break staccati. E ci siamo detti, questa non è la 17 originale, è qualcosa che molto probabilmente ci va vicino. Per i suoni, per tutto, sono molto soddisfatto, siamo molto soddisfatti. Secondo me abbiamo ricreato a livello soprattutto musicale un brano di quegli anni. C'è stato tutto un lavoro anche di mastering analogico, perché poi siamo passati dentro il banco e abbiamo dato un colore con dei sistemi, è stato molto complesso, però alla fine il mood è vintage. La mia voce è quella che è, non è quella di Perù, intendo dire, non mi sto sminuendo, sono contento del risultato, mi piace molto la canzone, vorrò portarla dal vivo, sì, troverò il sistema magari insieme ad Ira. Ira non l'acronimo e non l'etichetta di Pirelli, Ira Green, che casino. Comunque, facendovela breve, abbiamo scelto di fare una canzone che fosse coerente tra strofe e ritornelli, pur con questi cambi. C'è anche un inside joke dentro il mix, c'è una cosa, chi la scopre, non lo so, una roba sotto che è un riferimento litfibiano, e ci siamo divertiti anche con questi scherzi, queste cose sotterranee, per chi ha l'orecchio fine. Quale sarà il prossimo progetto? Faremo qualcos'altro di simile? Si può fare, ho già delle idee, delle altre cose, ne vedremo delle belle. Ovviamente ringrazio anche il ragazzo scomparso che in parte mi ha fatto nascere questa idea, perché lui comunque ha fatto una cover, diciamo così. In realtà anche lui non ha fatto una cover, lui ha fatto un suo brano, prendendo il testo, quindi sì, si può parlare di cover perché il testo è di Pelù. Però è stato guidato dall'istinto, un brano che vi invito nuovamente ad andare a vedere, molto carino. Con questa patina vintage, suo malgrado, da bootleg, che conferisce fascino per il progetto, che è 17 re, anche il suo, ma non per sua volontà, non ha potuto finirlo, poverino. Ringrazio anche Teatro Matto, che mi ha convinto col suo commento sognante, si potrebbe mettere insieme i musicisti, produrre un brano con i controcazzi. L'ho fatto. Caro Tea, spero che ti sia piaciuto, spero che anche voi piaccia questo brano. Ringrazio tutti voi che mi avete seguito, supportato settimana dopo settimana, condividendo, ma non è finita, spammate, soprattutto non lo faccio mai, io sì, scherzo, iscrivetevi così, fate quello che volete, come pensate sia giusto. Una cosa però stavolta la chiedo, non questi video, va bene. Il videoclip che trovate sul canale, trovate anche nel mio secondo canale, lo sapete, Robbastard2,
dove ci sono solo cose musicali, ci metterò anche questa, però trovate anche nel video nel canale principale Robastare, trovate il videoclip, lo trovate facilmente, scrivete, guardate, vi chiedo di spammare quello, facciamolo arrivare nei posti dove ci sono persone che sono appassionate di Litfiba. Ho il feedback di Federico e Cosimo, se vorranno esprimersi anche pubblicamente sul videoclip sarò felice di leggere i commenti, come sarò felice di leggere i vostri, discutiamone, sarei felice di sapere da, ovviamente dagli Litfiba stessi che sanno com'è questo brano, se ci sono andato vicino, anche da chi l'ho ascoltato, dal gestore del fan club, da Guglielmi che aveva il demo e presumibilmente lui lo può ascoltare tutte le sere, ce l'ha lui sta canzone. Quindi niente, questi video finiscono qui, ho ringraziato tutti, ho ringraziato voi e ragazzi, ci vediamo, chissà quale sarà la prossima avventura litfibiana, arriveranno video più tradizionali, arriveranno video più divertenti a tema Litfiba, arriveranno video, sapete, su questo canale di musica in generale e anche di altri temi, ho tante cose di cui parlare, io vi voglio un sacco bene, però sì, con le dovute distanze restiamo umani.